Umanità del pianeta Terra, è fondamentale che ci rivolgiamo a tutta l'umanità. Noi siamo Anonymous, uniti come uno solo, divisi per nessuno. Per tutto il ritorno dal 4chan, il cuore battente dell'idea di Anonymous. Anonymous ama l'umanità e odia l'oppressione. Abbiamo un messaggio urgente, del quale non c'è bisogno che ogni Anonymous, attivista o hacker vi spieghi. I media sono controllati dai banchieri centralizzati, che tirano i figli ovunque. Questi elitari globali, famiglie e mafie, hanno causato guerre per molto, troppo tempo. Usano i media per i loro vantaggi, per fare il lavaggio del cervello a tutti noi distraendoci dalla realtà. Solo un'illusione di realtà si vede quando si guardano i media. E questo ha reso i media un bersaglio di Anonymous. Ai media pagati da aziende corrotte. Noi abbiamo un importante messaggio per tutti voi. Siamo stanchi delle vostre bugie e la vostra istigazione alla guerra e alla schiavitù. Useremo i vostri strumenti di illusione per risvegliare le masse, invertendo l'effetto che questo ha provocato. Voi ed i vostri banchieri complici avete causato atrocità contro l'umanità. Le vostre azioni vendicative hanno generato una violenta vendetta contro il vostro stupido e povero sistema. State attenti, perché questa non è una minaccia, è una promessa. Aspettateci. Chiamate tutti gli attivisti, Anonymous, attivisti e hacker. Anche funzionari di governo, che vogliono contribuire a salvare l'umanità nel suo complesso. Per il bene dei bambini, dei nostri figli, noi vi amiamo tutti. Abbiamo bisogno di una rivoluzione. Noi vogliamo la pace. Siamo la nuova era di hippies, che desiderano un mondo di amore, che è stato danneggiato dal male, e noi dobbiamo sovrastarlo. Vogliamo risvegliare tutte le masse, e distruggere le caste di banchieri centralizzati. I media, come Disney, fanno il lavaggio del cervello a tuo figlio e creano un idolo come ad esempio, ragazze che espongono se stesse, come Miley Cyrus e Selena Gomez, che posa nuda per Playboy. Pensi davvero che non ci sia niente di sbagliato che tuo figlio guardi tutto ciò che è un'eroina di tua figlia? Allarga le gambe per Playboy? Questo viene fatto solo per indurre tuo figlio ad avere il comportamento di uno schizzato schiavo del sesso. Il 5 novembre, il giorno della marcia dei milioni in maschera, noi trasmetteremo su scala mondiale, dai social media alle stazioni radio, fino al vostro televisore. Noi raggiungeremo tutti e diffonderemo la verità. Siamo al limite della consapevolezza delle masse, come abbiamo detto. Hacker, hackerate i media, hackerate qualsiasi maledetta cosa possibile, per sostituire i media con messaggi anonimi, di verità e spiegazioni. Mantenete l'anonimità per la vostra sicurezza e delle vostre famiglie. Usate software sicuro se fate hack. Mettete da parte tutte le sette di problemi che dividono Anonymous. Unitevi tutti Anonymous, unitevi. Lasciatemi mettere in chiaro una cosa, Anonymous. Se non ci uniamo di più di quanto non lo siamo adesso, noi falliremo. Tutti, hacker, attivisti e attivisti, non lasciate che ci dividano, perché questo è quello che fanno tutti i giorni. I media ti istigano a competere per bandiere e politica, per tenerti lontano da Gedelma 15, e dal collasso economico che si sta verificando proprio mentre parliamo, vogliono fare di tutti noi dei senza casa, e ci invieranno in campi di concentramento FMI, a vivere come schiavi per il resto della nostra vita, finché non verremo giustiziati. Per favore, a tutti coloro che stanno ascoltando questo messaggio, prendetelo sul serio. Non sembra ci prendiamo cura di voi? Non vi aiutiamo? Fai informazione di massa in ogni e qualsiasi modo possibile. La mia famiglia utilizza qualsiasi mezzo per costruire le nostre future generazioni. Miei carissimi uomini e donne del Rinascimento, resistete, rivoltatevi, unitevi, svegliate tutte le persone. Come possiamo rappresentare Anonymous? Quando siamo un movimento diviso in sette, noi tutti uniti il 5 novembre, la nostra prossima generazione non ci disapproverà, se continuiamo ad unirci. Dobbiamo vincere, raggiungeremo questo obiettivo con l'unione, la saggezza, e l'anonimato, e soprattutto, amore. Noi siamo Anonymous, noi siamo una legione, noi non perdoniamo, noi non dimentichiamo, tutti quanti, aspettateci.